La festa annuale dell'Atletica Interflumina non è mai mancata, ma in questo 2022 l'evento è stato particolarmente speciale, come racconta Carlo Stassano, presidente del sodalizio. Una gioia oggi ricevere tutti questi amici, queste autorità qui presso la Cassina Serena in Santa Maria dell'Argine. Vuole essere un momento di comunicazione dai 9 mesi dall'inizio dei lavori di quello che è lo stato dell'arte. In effetti i lavori proseguono bene, siamo nel cronoprogramma. L'obiettivo appunto per il Natale dell'anno prossimo, il 2023, inaugurare questo paradiso terrestre. Questa sarà la casa dello sport di tutti, la casa di accoglienza di tanti giovani, delle scuole, delle società sportive, ma tutte le persone, i viandanti, giovani, anziani, chiunque può venire qui e godere dei momenti di tranquillità, fra arte, musica, enogastronomia, cultura e tanto sport. Questo è l'obiettivo di questa costruzione, che non è un albergo, non è un ristorante, ma questi sono funzionali a tutto quello che riunirà questo ambiente. L'Ecostello dunque avanza a grandi passi, seguendo il cronoprogramma previsto dopo il finanziamento di Fondazione Cariplo e prima ancora la donazione della cascina da parte dell'imprenditore Sergio Sereni. Ed è stato questo il clou della giornata, con l'intervento di sindaci e autorità, protagonisti del mondo sportivo e della scuola, nel ricordo del pedagogista Amilcare Acerbi, grande amico dell'Interflumina e dei suoi giovani. Dopo aver toccato con mano il progetto e i suoi progressi, l'Interflumina Day nel pomeriggio è passato invece alla parte più prettamente sportiva, ossia la premiazione dei tanti atleti Interflumina che si sono distinti nel corso dell'anno solare, alla presenza anche del presidente di FIDE Lombardia, Gianni Mauri.